Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Libro di Cielo, volume 3, capitoli 92 e 93, 9 e 10 luglio del 1900. Continua lo stesso stato e forse anche peggio, e se qualche volta Gesù si fa vedere ad ombra e a lampo, è quasi sempre in silenzio. E questa mattina, trovandomi al sommo dell'afflizione e della stupidità per il sonno continuo, quando appena si è fatto vedere, mi ha detto: l'anima veramente mia non solo deve vivere per Dio, ma in Dio. Tu cerca di vivere in me, che in me troverai il ricettacolo di tutte le virtù, e passeggiando in mezzo a loro ti alimenterai del loro profumo, tanto da restarne satolla. E tu stessa non farai altro che mandare luce e profumo celeste, perché il vivere in me è la vera virtù. Ed ha virtù di dare all'anima la stessa forma della divina persona in cui fa la sua dimora e di trasformarla nelle stesse virtù divine in cui si nutre. Dopo ciò, come un lampo è scomparso, e l'anima mia correndo dietro a quel lampo si è trovata fuori di me stessa, ma già era sfuggito e non mi è stato dato di ritrovarlo. Ed ho subito solo l'amarezza di vedere grandine terribile che aveva fatto grande strage, fulmini come se avessero prodotto degli incendi e altre cose che stavano preparate.
Visto ciò, mi sono ritrovato in me stessa più afflitta di prima. Trovandomi nella stessa confusione, come un lampo, Gesù si è fatto vedere e mi ha fatto capire che non avevo scritto tutto ciò che lui mi aveva detto il giorno innanzi, cioè che l'anima non deve solo vivere per Dio. Onde il benedetto Gesù mi ha ripetuto la differenza che passa tra il vivere per Dio e il vivere in Dio, vuol dirmi. Nel vivere per Dio, l'anima può stare soggetta alle turbazioni, alle amarezze, essere incostante, sentire il peso delle passioni, mischiarsi nelle cose terrene. Ma il vivere in Dio no, è tutto diverso. Perché la cosa principale per potersi dire che una persona vivesse in un'altra persona dovrebbe avvenire che avesse lasciato i propri pensieri ed avesse pure quelli dell'altra, così del suo stile, dei suoi gusti, e ancor più che avesse lasciato la sua volontà per prendere la volontà dell'altra. Così perché un'anima viva nella divinità e viabili deve lasciare tutto ciò che è suo, cioè spogliarsi di tutto, lasciare le proprie passioni. In una parola, lasciare tutto per trovare tutto in Dio. Ora, quando l'anima si è non solo spogliata, ma assottigliata ben bene, allora potrà entrare per la porta stretta del mio cuore a vivere in me, a mio modo e della mia stessa vita. Perché sebbene il mio cuore è larghissimo, tanto che non c'è termine ai suoi confini, la porta però è strettissima. E solo può entrarvi chi vi è denudato del tutto. E questo con ragione, perché essendo io santissimo, non ammetterei già mai a vivere in me alcunché che fosse strano, estraneo alla mia santità. Perciò, figlia mia, cerca di vivere in me e possiederai il paradiso anticipato. Chi può dire quanto io comprendevo di questo vivere in Dio? Ma dopo è scomparso e sono rimasta nel mio stesso stato. Questi due capitoletti sono nuovamente un altro, a mio avviso, chiarissimo prodromo di ciò che il Signore avrebbe poi dettagliatamente rivelato a Luisa, no? Sappiamo che uno dei concetti fondamentali inerenti a questo mondo è la differenza che intercorre tra il fare la volontà di Dio e il vivere nella volontà di Dio, che non è concetto molto dissimiliante dal vivere per Dio o vivere in Dio. Queste espressioni, tra l'altro, hanno un nobilissimo ed eccellentissimo precedente storico in San Luigi Maria Grignion da Monfort, che quando spiegava le cose più importanti inerenti alla perfetta consacrazione a Maria, che sono le pratiche interiori, appunto parlava del fare tutte le cose per mezzo di Maria, con Maria, per Maria e in Maria. E per addentrarci in questa meditazione, io vorrei proprio riprendere alcune cose che San Luigi insegnava a proposito del vivere in Maria, che è certamente la forma più elevata che esista, no? Di questa forma di vita. Quando San Luigi spiegava il vivere in Maria, spiegava chiaramente che questa è una grazia che l'anima deve meritarsi e, come dire, dopo aver attestato la sua fedeltà alla vita mariana e quindi alla devozione alla Madonna. Quindi non è semplicemente una cosa, come dire, che si può acquisire, ma è al confine tra il vertice di una grazia che si può acquisire è un dono gratuito di Dio. Allora, dice il Monfort, dopo aver descritto attraverso delle immagini simboliche cosa significa vivere in Maria, definendola il paradiso terrestre, il nuovo Eden, dove si trova realmente l'albero della vita, quindi vedete come San Luigi è molto molto arrivato vicino a
alla divina volontà, quali ricchezze, cito qualcosa, quale gloria, quale piacere e quale felicità per poter entrare e rimanere in Maria dove l'Altissimo ha posto il trono della sua gloria suprema. Guardate che vivere in Maria o vivere in Gesù è la stessa identica cosa, perché in Maria si trova la divina volontà allo stato puro, così come questo si trova in Gesù. Dice, purtroppo quanto è difficile a peccatori come noi avere il permesso, ascoltiamo bene, la capacità e la luce per entrare in un luogo così alto e santo, custodito non già da un cherubino come l'antico paradiso terrestre, ma dallo stesso Spirito Santo che ne è diventato il padrone assoluto. Di Maria gli dice, questa è una citazione del Cantico dei Cantici, giardino chiuso tu sei, sorella mia sposa, giardino chiuso, fontana sigillata. Maria è un giardino chiuso, Maria è fontana sigillata. Cioè i miseri figli di Adamo ed Eva, notiamo il linguaggio, cacciati dal paradiso terrestre, possono entrare in quest'altro soltanto per una grazia speciale dello Spirito Santo, attenzione, che devono meritare. Quindi, così come è la stessa cosa, vale per quello che ha detto Gesù. Vivere in Dio non è una cosa così. Così come vivere nella divina volontà non è semplicemente una cosa così. Cioè, siamo al massimo dei livelli della vita interiore. Per cui si comincia, si entra in questa dimensione soltanto per grazie speciali dello Spirito Santo che si devono meritare. E prosegue. Dopo aver ottenuto con la propria fedeltà questa grazia eccezionale, bisogna abitare nel bell'interno di Maria con compiacenza, in esso riposarsi in pace, appoggiarsi con fiducia, nascondersi con sicurezza e perdersi senza riserva. E cosa succede in questo mondo virginale? 1. L'anima è nutrita col latte della sua grazia e della sua materna misericordia. 2. Si trova liberazione da turbamenti, timori e scrupoli. 3. Si rimane al sicuro da ogni nemico, dal demonio, dal mondo e dal peccato, a quale non è stato consentito di entrarvi. Per questo ella dice che chi compie le mie opere non peccherà. Citazione del libro sapienziale, dove si trova questa espressione. Sarà formata in Gesù Cristo e Gesù Cristo sarà formato in lei perché il seno di Maria, avvertono i padri, è la sala dei misteri divini in cui sono stati formati il Cristo e tutti gli eletti, l'uno e l'altro nati in essa. Ho voluto leggere questi passaggi perché fosse più chiaro anche per noi anche cosa significa il vivere in Dio, perché vivere in Maria, vivere in Gesù, vivere in Dio, vivere nella divina volontà, a mio modestissimo parere, sono espressioni sinonimiche, cioè è la stessa cosa. O meglio, qualunque sia lo strumento, diciamo così, si perdoni il termine che noi usiamo per cercare di trovare questa unione, l'effetto è sempre lo stesso. L'effetto è sempre lo stesso. Anche Gesù spiega, no? Vivere in Dio è una cosa diversa. O meglio, vediamo prima cosa vuol dire vivere per Dio. L'anima vive, può vivere per Dio. Che significa vivere per Dio? Vivere per Dio vuol dire scegliere di fare di tutto per servirlo, cercare di obbedirgli, di fare la sua volontà. Già questo è tantissimo, eh? D'accordo? Vivere per Lui. Però, dal momento che io vivo per Lui, come persona comunque che è un figlio di Adamo, comunque che si porta dietro le miserie dei peccati, comunque che è pieno di passioni, di vizi, di turbamenti a cui può essere. Che cosa succede? Che tutte quante queste cose rimangono, l'anima può essere soggetta alle turbazioni, sentirsi turbati, perdere la quiete interiore, le amarezze che si vivono dinanzi alle prove della vita, dinanzi alle sofferenze, dinanzi a momenti difficili, dinanzi alle possibili fonti di angustia. Sono tante. Si può essere incostanti? Sì, si può essere incostanti fino a quando si vive solo per Dio e non in Dio. Quindi fare qualche cosa per un certo tempo, poi lasciarla, poi farla meno, eccetera. Sentire il peso delle passioni, quindi sentire ancora questa tirannia che anche se noi vogliamo essere buoni, vogliamo essere sempre pazienti, calmi, pieni di carità, pieni di dolcezza,
pieni di raccoglimento quando preghiamo, però in alcuni momenti sentiamo i morsi dell'ira, sentiamo, come dire, i movimenti dello sdegno nei confronti del prossimo, ci scappa di dire qualche cosa con asprezza, con poca carità. E vediamo che quando preghiamo stiamo con la testa per aria e a volte non riusciamo a controllarci, e a volte succede anche che lo facciamo, come dire, con una certa volontarietà, eccetera, eccetera, no? O mischiarsi nelle cose terrene. Mischiarsi nelle cose terrene. Ora qui, attenzione, noi viviamo sul pianeta Terra, quindi a maggior ragione se sente queste meditazioni un laico, una persona che vive nel mondo. Maggior ragione una persona che ha famiglia avrà certamente il discernimento e la buona creanza di appunto recepire queste cose cum grano salis, dicevano i romani, no? Non è che io non posso vivere e mischiarmi le cose del terreno, non lavoro più o non sto presso ai figli, cioè, ecco, sempre meglio mettere le mani avanti, insomma, perché di questi tempi, ecco, con tutte quante le fragilità anche psicologiche che a volte si avvertono in giro, insomma, meglio specificare una cosa superflua piuttosto che rischiare che ci sia qualche fraintendimento che porti a fare delle cose completamente fuori del mondo, no? Ecco, ma mischiarsi nelle cose terrene significa che, fermo restando le cose che sono necessarie o dovute in base ai doveri del nostro Stato, e di quello non solo che possiamo, ma dobbiamo occuparcene, il resto non lo lascia perdere. Lo lascia perdere, non serve. Le cose superflue, le cose inutili, gli idoli del mondo, i divertimenti del mondo, a chi ha conosciuto altro non fanno né caldo né freddo. Le televisioni cominciano a stare spenti, i teatri cominciano ad essere deserti, insomma, no, certamente questo sempre salvo, non è che se uno c'è una volta una bella rappresentazione edificante, insomma, e va al teatro, non succede la fine del mondo, no? Ecco, se c'è al cinema un bellissimo film, esce La Passione di Mel Gibson al cinema, certo che uno può andare tranquillamente a vederlo, no? Tanto per fare un esempio, per dire. Ecco, però in linea di massima le cose del mondo scompaiono, quindi non c'è più tutta quanta questa sollecitudine. E questo però soltanto quando si vive in Dio, perché ecco, Gesù sta dicendo, è compatibile con una vita anche spesa al servizio del Signore, non con la fede fai da te, ecco, o con quella dei credenti non praticanti, o con quella dei praticanti non credenti, o con quella dei cristiani tiepidi o all'acqua di rose. Quindi no, 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 con la vita di una persona impegnata, ma che magari va anche a messa tutti i giorni, o che dice il rosario tutti i giorni, o che fa digiuno a pane e acqua 2 volte a settimana, tutto quello che noi vogliamo. Quindi fa una vita intensa e ha scelto di spendersi per Dio, però non si sente perfettamente felice perché avverte ancora tutte quante queste cose. Soggezione alle turbazioni, alle amarezze, l'incostanza, il peso delle passioni, mischiarsi nelle cose terrene. Ecco, tutte quante queste cose nel vivere in Dio non ci stanno più. Non ci stanno più. Quindi cosa vuol dire? Un'anima che vive in Dio non è soggetta alle turbazioni. Quindi non può stare in maniera prolungata turbata da qualche cosa. Non può. E perché? Adesso poi lo vedremo. Non può stare soggetta alle amarezze. Non può. Non può essere incostante. Non può sentire il peso delle sue passioni. Non può, per nessun motivo, perché non gliene importa assolutamente nulla, mischiarsi, imbischiarsi nelle cose terrene. Questo è proprio l'abisso che passa, no? L'abisso. C'è un abisso grosso. C'è proprio uno scarto, no? Dice Gesù, no? Quando una persona vive in Dio, ha preso un altro stile, capite? Cioè, diventa divina. Ha uno stile che assomiglia a quello di Gesù e di Maria. Ha i gusti, che cosa gli piace? Quello che piace a Gesù e Maria. Esempi, no?
Lo stile, com'era lo stile di Gesù e di Maria? Imparate da me che sono mite e umile di cuore. Questo stile è uno stile perpetuo. Dice, ma come una persona era irascibile, superba, iraconda? Non fa niente. Se ha iniziato a vivere in Dio, diventerà mansueto come un agnellino e diventerà dolce come un'ape. D'accordo. E umile come una formica. Punto. I gusti. Che cosa gli piace ad un'anima che vive in Dio? Cosa piace a Gesù? A Gesù piace la gloria di Dio, a Gesù piace la salvezza delle anime, a Gesù piace la riparazione dei peccati, a Gesù piace immolarsi, offrirsi per il bene del prossimo, a Gesù piace soffrire per il bene degli altri, a Gesù piace abbracciare la croce per la salvezza dell'umanità, eccetera, eccetera. Così sarà la Madonna. Alla Madonna piace stare raccolta molto, molto, molto tempo, il più possibile in Dio, spendere molto tempo per la preghiera, occuparsi soltanto delle cose di... capite? Cioè, anche i gusti esteriori, no? Come ci comportiamo, come ci vestiamo, come andiamo in giro, come è il nostro esteriore, se siamo vanitosi, se siamo modesti. Capite? Se un'anima vive in Dio, sicuramente, d'accordo, cambierà anche nell'esteriore al 100%, 100%, perché assumerà uno stile simile a quello di Gesù di Maria anche nell'esteriore, che non è la cosa più importante, ma certamente, e lo farà con naturalezza. Tante volte mi sono trovato, insomma, le persone ad interno mi chiedono consigli, ma mi posso mettere questo, mi posso mettere quell'altro, mi posso andare al mare in costume, non posso andare al mare in costume, il problema sono sempre le donne, posso mettere il trucco, non posso mettere il trucco, posso mettere i pantaloni, non posso mettere i pantaloni, capito? Allora, qui non si tratta di problemi inerenti, come dire, sempre a leggi morali assolute, innanzitutto c'è sempre la coscienza che deve essere interrogata, no? Cioè, e questo poi ogni singola persona, nonostante i costumi nel senso di le consuetudini, quindi il contesto sociale in cui si vive, ha sempre una sua coscienza. Perché se la coscienza di una donna non le dice, insomma, che se va al mare in bikini si sente come se stesse in slip reggiseno, che ha gli occhi tutti puntati, e le rimorde, anche se tutti oggi fanno questo, diciamo che è una cosa, socialmente parlando, culturalmente parlando, normale, e anormale sarebbe considerato chi facesse diversamente, ma se la coscienza di una donna gli dice non fare questo e la donna lo fa lo stesso, non sarà, come dire, esente dal fare due chiacchiere con nostro Signore, perché la risposta ai quesiti di questo genere generalmente si trova nella nostra coscienza. A volte però la coscienza non parla proprio. E perché non parla proprio? Perché ancora in Dio non ci vive. Quindi è intrisa di spirito del mondo, d'accordo? E quindi non avverte la sconvenienza, diciamo così, di certi comportamenti e di certe cose. Ma se l'anima comincia a entrare in Dio, certo che l'avverte, d'accordo? Io parlo per esperienza pluriattestata, insomma, no? Non serve dire a una persona che non ha maturato una certa coscienza, ah, fai questo, fai quell'altro, ma destra, sinistra, eccetera, eccetera. Ma occorre aiutare le persone a maturare e a formare la propria coscienza, perché poi ci arrivino da sole a comprendere qual è la divina volontà. Capite? Perché noi dobbiamo chiederci piano piano, ma è divina volontà che io stia conciato in questo modo? Dio è contento, la Madonna si vestirebbe così, la Madonna farebbe questo, farebbe quell'altro, o no? Certo che la divina volontà entra in queste cose anche molto molto concrete, eh? Anche proprio spicciole, 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 spicciole. Ecco, ci sono persone che lasciano in giro, quando passano, una scia di, di profumo che ti fa venire mal di testa. Tu dici, mo adesso che gli fa? Il profumo me lo metto, che so fare i miei. Dico, ma non esiste nulla nella nostra esistenza che, nessuna azione di per sé, che, sulla quale non sia lecito porsi la domanda, è divina volontà? O no? Perché faccio questa cosa? Per chi faccio questa cosa?
Queste sono sempre le domande fondamentali e nella divina volontà noi non dobbiamo andare a cercare, perdonatemi, don X, don Y, don Z, perché come dire, ci liberi dal lavoro che dobbiamo fare in coscienza. Ah no, io adesso lo chiedo e mi attengo. No, 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 non ti attieni manco per niente, perché questa è una forma di scaricamento di responsabilità. Ascolta il cuore, ascolta la coscienza, interrogati bene, stai tranquilla che il nostro Signore, stai tranquilla o tranquillo, te lo farà capire a te quella che è la sua volontà. Capite? Nella divina volontà, cioè oggi nella Chiesa si parla tanto e si parla bene dell'importanza di formare i cosiddetti cristiani adulti, quindi formati bene, ma cristiani adulti oggi spesso e volentieri sono semplicemente poverini, non sanno quello che dicono, qualche fedele, un po' arrogantello, un po' superbetto, d'accordo? Perché se ha fatto qualche corso di teologia in qualche scuola di teologia o di scienze religiose della diocesi, pensa di saperne più dei parroci e dei preti, si mette a fare, come dire, il saputo, il saccente, con tante problematiche psicologiche annesse e connesse. Questi non sono i cristiani adulti, ecco, non sono questi. Oppure quelli che concepiscono, insomma, essere adulto nella fede, nel diventare, come dire, ecco, prima chierichetto, poi un po' più che chierichetto, e poi insomma assistente all'altare del sacerdote. Questi sarebbero i cristiani adulti, questi qui. Ecco, dico, per favore, no, stiamo scherzando. Il cristiano adulto è un cristiano che è incapace di entrare in un dialogo fecondo e costruttivo con Dio, che gli parla nella coscienza, una coscienza formata, una coscienza che desidera sinceramente in tutto e per tutto conoscere e vivere i suoi voleri. Questo è il cristiano adulto, questo qui. Allora, dice, come si arriva, dice, San Luigi dice, questa grazia non verrà concessa se non a coloro che la meritano. È una grazia eccezionale che si deve conquistare con la propria fedeltà. Cosa dice Gesù? Perché un'anima viva nella divinità e vi abiti deve lasciare tutto ciò che è suo, spogliarsi di tutto, lasciare le proprie passioni. In una parola, lasciare tutto per trovare tutto in Dio. Allora, domenica scorsa, torniamo, c'è stato fatto il sacrificio di Isacco. Abbiamo ascoltato il sacrificio di Isacco durante la liturgia. Questa meditazione cade nella seconda settimana di Quaresima, così come quella di ieri. Quel passaggio non è che è fondamentale, è di più. Perché noi dobbiamo sempre pensare una cosa: dinanzi a Dio, come diceva il buon San Tommaso, noi stiamo anzitutto dinanzi a uno sconosciuto con la S maiuscola. Uno sconosciuto, in che senso? Ma chi di noi può sapere quello che Dio vuole perfettamente? Chi di noi può conoscere l'estrema sapienza dei suoi disegni? Chi di noi può dire che ci ha capito tutto, che lo ha compreso? Io sicuramente no, d'accordo? Evidentemente. E allora, cioè, per essere ammessi da lui nel suo mondo, tu devi aver raso al suolo il tuo. Che significa fare questo? Non è che uno deve prendere una rivoltella e si spara oppure si spersonalizza e che, cioè, dice, ma che cosa devo fare? È un'operazione interiore, d'accordo? È un'operazione interiore, a volte anche esteriore, capito? Cioè, se ci sono una serie di abitudini, di posti che frequenti, di attività che fai, che la tua coscienza ti dice essere non graditi al Signore, non compatibili, quelli li devi lasciare, figlio mio, se vuoi entrare in Dio. E ci devi arrivare tu. Se ci sono dei modi di fare, dei modi di pensare, dei modi di essere incompatibili, e lo capisci col Vangelo, tu questi li devi lasciare. E devi giungere fino al punto che tu lasci completamente ogni cosa e sei disposto a mettere in discussione, questo è il punto fondamentale, ogni cosa della tua esistenza. Cioè noi dinanzi a Dio dobbiamo essere pronti, perdonatemi il termine, a farci, come si dice nel linguaggio comune, rivoltare come calzini. D'accordo? Cioè, tutto sbagliato, tutto un mondo da rifare, diceva chi era Petrolini. Ecco, dobbiamo stare in questa dimensione. Non è detto che sia così. Il discorso del sacrificio di Isacco non è che forse necessariamente Dio ti chieda veramente di distruggere, di tirare, però tu devi essere pronto. Non tutti sono chiamati a essere come il giovane ricco, cioè a lasciare materialmente tutte le cose. Ma tutti siamo chiamati a rinnegare totalmente noi stessi se vogliamo vivere in Dio. Questo sì.
Ecco perché Gesù dice: il mio cuore è larghissimo, ma la porta è strettissima e può solo entrarvi chi è denudato del tutto. Questa dottrina l'hanno sempre insegnata tutti i maestri di spirito, nessuno escluso. Nessuno. Basta leggere gli scritti di Santa Teresa e di San Giovanni della Croce, proprio tutte quante le loro lezioni magistrali sulla nudità, no? Ma immaginiamoci una persona che è completamente nuda. La persona completamente nuda, cioè è nuda, sta proprio nello stato, è spogliata di tutto, no? Si pure vergogna un po'. Ecco, noi davanti a Dio dobbiamo stare in questo stato interiore. Le tue fissazioni, le tue idee, le tue convinzioni, i tuoi modi di pensare, e sotto tutti i punti di vista, pronto a mettere tutto in discussione, senza paura, senza paura. Perché se una cosa va bene, stai tranquillo che il Signore te la confermerà. Ecco, non te la toglierà, non te la smonterà, ma tu sei sicuro che quella cosa vada bene, sei ben sicuro che quel modo di pensare vada bene, sei sicuro che quella tua convinzione sia corretta, che quella tua idea sia sottoscritta dal cielo, quel tuo modo di fare, di essere, di comportarti, sei sicuro? Sei sicuro che fare quella certa cosa, non lo so, in parrocchia sia volontà di Dio? Sei proprio sicuro? Basta che te l'abbia chiesto il parroco per essere convinto di questa cosa? O è meglio sempre ascoltare la voce della coscienza, pregarci sopra, prima di intraprendere una strada o un'altra strada? Ecco, questo è il prerequisito. Quindi, fatta questa operazione di denudamento e di messa totale in discussione di noi stessi, allora è possibile ricevere la grazia del vivere in Dio. E questo capiamo anche che poi significherà vivere nella divina volontà, perché vivere nella divina volontà, H24, quindi non uscire mai dal Fiat Supremo, richiede una spersonalizzazione totale di noi stessi. Capite? Cioè, quando la Madonna dice, l'ho detto tante volte, non c'è sacrificio più grande di quello che ho fatto io nel momento del mio concepimento, cioè quindi del non fare mai la mia volontà, in nessun, neanche in secondo. Quindi stare sempre al. Però questo veramente fa vivere il paradiso anticipato. San Luigi chiama la Madonna l'Eden, d'accordo? L'Eden. L'Eden che però dopo il peccato originale è stato sigillato e chiuso da una porta. Per entrarci bisogna mettersi in condizione di potervi entrare perché questa non è roba che Dio concede a chi non è completamente spogliato di se stesso. Né vivere in Maria, né vivere in Gesù, e né, quindi, vivere in Dio, e né vivere nella divina volontà. Con questo continuiamo a comprendere, carissimi, chiunque ascolterà questa meditazione, quanto è importante meditare bene i primi volumi prima di fare salti successivi. Qui stiamo alle scuole elementari della divina volontà, questa è la scuola dell'obbligo, d'accordo? E Gesù conclude questi passi dicendo perentoriamente: essendo io santissimo, non ammetterai già mai a vivere in me alcunché che fosse strano alla mia santità. Quindi la vita nella divina volontà è santità sublime, ma è evidente che la vita nella divina volontà presuppone la santità comune. Ecco, e non ci può essere nessun modo per raggirare o bypassare questa porta strettissima, che è quella che Gesù ha insegnato e che ci consente di giungere alla distruzione santa del nostro io, per poter, attraverso la porta stretta del cuore di Gesù, entrare in questo mondo tutto divino. Abbiamo appena detto, o nostra Santa Vergine Maria, che tu hai vissuto questo fin dall'istante del tuo concepimento
Abbiamo ascoltato San Luigi ricordarci il dono immenso del vivere in te, che sei sempre stata fusa con la divina volontà e che questa grazia bisogna meritarla e con la propria fedeltà e con la propria vita intensa, ecco, ascetica, di lavoro su noi stessi, di distruzione delle nostre passioni, di crescita nelle virtù, eccetera. Aiutaci a compiere questo laborioso e faticoso lavoro preventivo, perché questa grazia non ci sia preclusa, ecco. Perché Dio vuole donarcela, ecco, attraverso la tua intercessione e la tua mediazione, che possiamo metterci in condizione davvero tutti di poterla meritare. La divina volontà nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per liberarti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave Maria.